Tokyo è senza ombra di dubbio la città più bella al mondo. Gli altissimi grattacieli della business area di Shinjuku, il bellissimo Meiji Shrine, Shibuya di notte e poi il cibo, tanto tanto cibo, sushi, sashimi, okonomiyaki, ramen, a Tokyo c'è un qualcosa per tutti. In questo itinerario di 5 giorni visiteremo alcune delle zone più famose e frequentate della città insieme ad alcuni luoghi meno conosciuti. Ho tantissime cose da dire e da farvi vedere, quindi iniziamo! La prima giornata inizia con un'ottima colazione nel ristorante che si trova al piano terra del bellissimo hotel dove spenderemo queste 5 notti a Tokyo. L'Onsen Ryokan Yuen è un bellissimo albergo situato in una tranquillissima stradina non molto distante dal vivissimo e coloratissimo centro di Shinjuku. Il ristorante offre per colazione un'autentica esperienza giapponese. Il pasto comprende due lunchbox contenenti. In uno il tamagoyaki, che è la classica frittata giapponese, insieme a ravanello e koyaki essiccato, cotto a fuoco lento e uova di merluzzo piccanti. Nell'altro fettine di manzo cotto a fuoco lento con tofu. Il tutto viene completato da una porzione di ottimo riso locale, una buonissima zuppa di miso ed un tenerissimo e succulento sgombro giapponese alla griglia. La qualità del cibo è molto alta, il servizio è ottimo, l'atmosfera perfetta. L'unica nota negativa potrebbe essere il prezzo. 1800 yen, che sono all'incirca 16 euro, non sono pochi. Però l'esperienza autentica al 100%, il cibo squisito e tutto questo giustifica il prezzo. Ad ogni modo, adesso che abbiamo la pancia piena, possiamo continuare con la nostra prima giornata a Tokyo. Questo day one prosegue con una passeggiata nelle vie di Shinjuku, in direzione del bellissimo Meiji Shrine. Shinjuku è uno dei 23 distretti di Tokyo. Questa zona è, insieme a Shibuya ed Akihabara, la più colorata e turistica di tutta la città. La Shinjuku Station è la stazione più affollata al mondo, con più di 2 milioni di passeggeri al giorno, e taglia metà il distretto. La metà ovest di Shinjuku ospita alcuni degli edifici più alti di Tokyo, tra cui le torri gemelle del Metropolitan Government Office. La metà ad est è il famoso Kabukicho, il quartiere a luci rosse più conosciuto di tutto il Giappone. Ad ogni modo, continuiamo a goderci la nostra passeggiata verso il Meiji Shrine. Situato tra i famosissimi quartieri di Shinjuku e Shibuya. Il verdissimo Yoyogi Park e la via degli otaku a Ranjuku troviamo il Meiji Shrine. Questo bellissimo tempio fu completato nel 1920 e dedicato all'imperatore Meiji e alla imperatrice Shoken. Lo shrine fu abbattuto durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale e ricostruito dopo la fine del conflitto. Il Tempio Meiji è uno dei più importanti di tutto il Giappone. Nei primi giorni di gennaio, il santuario accoglie regolarmente più di 3 milioni di visitatori per le prime preghiere dell'anno nuovo. La spiritualità e l'atmosfera rilassante che circonda questo luogo rende questo bellissimo tempio una meta obbligatoria per tutte quelle persone che decidono di visitare Tokyo. Ad ogni modo,
continuiamo la nostra giornata con una visita ad Harajuku, la via degli otaku. Quando si dice Harajuku, si pensa subito alla Takeshita Dori, che è la via più conosciuta della zona e punto focale della cultura adolescenziale della città di Tokyo. Le strade di questo quartiere sono sempre affollate di giovani alla ricerca del capo all'ultima moda. Inoltre, qua si incontrano facilmente i famosi cosplay, ragazzi e ragazze che indossano costumi rappresentanti personaggi dei fumetti o dei videogiochi. Inoltre, la cultura dell'eccesso fa sì che in questa zona sia possibile acquistare cibi e pietanze introvabili in altri luoghi della città, come ad esempio il zucchero filato a forma di cuore. Sì, ragazzi, quello dovrebbe essere un cuore. E il cono gelato a forma di animale. Forte, ne? Questa volta noi non ci siamo travestiti. Però abbiamo fatto un po' di shopping nel nostro negozio preferito. Questo giro sono stato io il fortunato a spendere i soldi e ad uscire dal negozio con un paio di capi d'abbigliamento puro Tokyo Style. Ok amici, è arrivata l'ora di pranzo, abbiamo voglia di sushi e per questo motivo prendiamo la metropolitana direzione stazione centrale di Tokyo. Qual è il motivo di questo spostamento? Beh, è molto semplice. In zona Tokyo Station c'è il nostro ristorante di sushi preferito, il Nemuro Hanamaru Sushi. Arriving at Nijubashi Mae, Marunouchi, C10. La prima cosa che si nota una volta arrivata a destinazione è la maestosità dei grattacieli che formano la business area di fronte alla stazione centrale di Tokyo. Marunouchi Building, JP Tower, la Grand Tokyo South Tower con i suoi ascensori a vista, qua si trovano alcuni degli uffici più importanti di Tokyo. L'enorme Tokyo Station, invece, si trova all'interno di un bellissimo edificio a tre piani, fatto di mattoni rossi e costruito nel 1914. Anche questa struttura fu abbattuta durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale e ricostruita dopo la fine del conflitto. Oggi la stazione centrale di Tokyo riceve una media di 4.000 convogli al giorno, rendendola la stazione più trafficata di tutto il Giappone per numero di treni. Bellissimo! Il Nemuro Hanamaru Sushi è un conveyor belt sushi restaurant al quinto piano del centro commerciale Kitte. Il Kitte Shopping Mall si trova all'interno di una bellissima struttura ricca di negozi di souvenir, di abbigliamento, caffè, ristoranti e con una grandissima terrazza da dove ammirare la nuovissima Marunouchi Station Square. Tra tutti i ristoranti all'interno del Kitte Shopping Mall, il Nemuro Hanamaru Sushi è sicuramente il più popolare tra quelli disponibili al quinto piano. Per godersi questa esperienza al 100%, bisogna sedersi di fronte al nastro trasportatore che circonda la cucina a vista. Qua avrete la possibilità di farvi il vostro matcha drink utilizzando i piccoli rubinetti disponibili lungo tutto il bar. Inoltre, potrete ammirare il sushi scorrere davanti ai vostri occhi
mentre si fa una passeggiata sul nastro trasportatore. Il rapporto qualità-prezzo di questo ristorante è eccellente. Il sushi è fresco e molto gustoso, il servizio è ottimo e l'atmosfera molto accogliente, anche se un po' frettolosa. È un ottimo posto dove fermarsi a mangiare. Se siete in zona andateci, non ve ne pentirete. Dopo pranzo, il piano prevedeva una passeggiata tra le lussuose vie di Ginza, il Fashion District di Tokyo. Eravamo motivati, anche perché, dopo la scorpacciata di sushi appena fatta, una camminata era quello che ci voleva. Dovevamo solo attraversare la stazione di Tokyo ed era fatta. Invece... Bambina! Bambina! Are you kidding me? I forgot about them! All'interno della stazione di Tokyo c'è una piccola pasticceria che vende un prodotto solo. Il Press Butter Sand Cookie. Questi deliziosi cookie al burro sono formati da due strati esterne di biscotto ripieni di crema al burro e caramello. In poche parole, sono i biscotti più buoni del mondo. L'unica nota dolente è il costo. Questi biscotti non sono economici, però sono buoni, molto molto buoni. Dopo aver speso qualche decina di euro per questi biscotti deliziosi, siamo pronti a tornare all'hotel, dove ci rilasseremo in attesa di uscire per la cena. Amici, il vantaggio più grande che si ha quando si soggiorna a Shinjuku è quello di potersi godere una passeggiata tra le bellissime vie del quartiere tutte le volte che si esce dall'hotel. Shinjuku è bellissimo di giorno, ma la sua vera anima la si vede di notte quando le sue strade sono illuminate dai mille neon ed insegne che caratterizzano questo quartiere. Camminare per Shinjuku è un piacere per gli occhi e per il cuore, e le migliaia di persone che popolano le sue vie in ecstasy, da luce e colori, sono il tocco finale che rende questo distretto unico al mondo. Tra tutte le attrazioni della zona, bisogna menzionare il Shinjuku Toho Building, famoso per l'enorme Godzilla all'ultimo piano dell'edificio, e il bellissimo panorama della business area. Si potrebbe parlare per ore di Shinjuku, delle sue luci, della gente che lo popola e della sua vita notturna. Però noi siamo affamati, è arrivata l'ora di fare cena, quindi andiamo a mangiare l'okonomiyaki più buono di Tokyo. Il Buchumaya è un piccolo okonomiyaki restaurant situato in una via appena fuori dal centro di Shinjuku. Il ristorante è molto conosciuto e all'ora di punta il tempo di attesa può superare i 60 minuti. Noi abbiamo pazientemente aspettato e siamo stati premiati con due posti a sedere di fronte alla piastra dove avviene la magia. L'okonomiyaki, che in giapponese significa cucina quello che vuoi alla piastra, è una specie di pancake fatta a strati dove si può mettere quello che si vuole. La ricetta originale prevede cavolo, germoglio di soia, uova, pesce o bacon. Quello che mangeremo questa sera è la versione di Hiroshima, che prevede anche uno strato di yakisoba,
che sono spaghetti di grano saraceno. Ad ogni modo, amici, mi fermo qua perché è arrivato il momento di far parlare le immagini. When you eat the omelette fish, I will be so pretty proud. Let's the party begin. So, our burrito is full. I think we are done for today. I'll see you tomorrow. Doi. Il Shinjuku Gyoen è uno dei parchi più grandi di Tokyo. Anche questo parco, come altre zone ed edifici della città, fu completamente distrutto dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale e ricostruito dopo la fine del conflitto. Inaugurato nel 1949, oggi il Shinjuku Park è famoso per i suoi giardini giapponesi perfettamente curati, i suoi laghi, i suoi ponti e la sua atmosfera rilassante. Il Shinjuku Gyoen è accessibile 365 giorni all'anno e vede il numero più alto di visitatori durante la fioritura dei ciliegi in primavera. Per nostra fortuna, il parco ha sempre qualcosa da offrire in ogni stagione. Infatti, la nostra visita a febbraio ci ha regalato la bellissima fioritura dei prugni giapponesi, insieme ad una bellissima e rilassantissima passeggiata tra i suoi giardini. Amici, è arrivata l'ora di pranzo, abbiamo fame e per questo motivo abbiamo deciso di dirigerci verso il ristorante dove mangeremo il famoso tonkatsu. Tokyo è una città magica dove anche una semplice passeggiata in una via sconosciuta può diventare un'attrazione turistica. Questa camminata non fa eccezione.
Purtroppo, la qualità delle immagini, insieme alle mie limitate abilità nell'audio e video, non fanno giustizia alla bellezza di questa zona. Però credetemi, passeggiare tra le vie meno conosciute di Tokyo è una delle attività più gratificanti da svolgere quando si visita la città. Il Tonkatsu Maizen Aoyama Honten è un ottimo ristorante dove fanno uno dei tonkatsu più buoni della città. Qua potrete mangiare un'ottima cotoletta di maiale fritta servita con una porzione di riso, zuppa di miso e cavolo bianco tagliato fine. Anche se molto frequentato, il tempo di attesa per sedersi non è mai troppo lungo. Se siete in zona andateci, non ve ne pentirete. Ok amici, adesso che la pancia è piena, possiamo andare a Shibuya, dove ci aspetta la scalata verso la vetta del grattacielo più alto del distretto, il Shibuya Scramble Square. Shibuya è uno dei centri commerciali e finanziari più importanti di Tokyo ed è, insieme ad Akihabara e Shinjuku, uno dei distretti più colorati e vivi della città. Inoltre, esattamente di fronte alla Shibuya Station, troviamo il Shibuya Crossing, il famosissimo incrocio pedonale diventato uno dei simboli di Tokyo. L'incrocio è presente in quasi tutte le pellicole che hanno una o più scene ambientate in questa bellissima città. E la sua fama la deve al numero di persone che passeggiano sulle sue strisce pedonali nelle ore di punta, che sono più di 3.000 ogni volta che il semaforo diventa verde. Detto questo, ritorniamo a noi e al motivo per cui ci troviamo qua, il Shibuya Scramble Square. Questo edificio, con i suoi 230 metri di statura, è il grattacielo più alto del distretto e vanta una bellissima terrazza all'ultimo piano chiamata Shibuya Sky. La scalata verso la vetta funziona così. Dal piano terra, dopo aver pazientemente aspettato il proprio turno, si prende un ascensore che porta in una manciata di secondi al 14° piano. Quando si arriva al primo campo base, si capisce subito che questa esperienza sarà unica ed emozionante. Infatti da qua si può avere un primo assaggio della spettacolare vista del Shibuya Scramble Square. Dopo questo aperitivo ci si può dirigere verso il secondo ascensore che porta all'ultimo campo base prima della vetta. Preparatevi, perché un bellissimo spettacolo di luci e colori vi accompagnerà fino al 45° piano. Una volta usciti dall'ascensore, bisogna affrontare un corridoio tenebroso, poi le scale mobili, la luce ed infine la magia. Amici, benvenuti al secondo ed ultimo campo base prima della cima. Benvenuti nel Shibuya Sky. Qua potrete giocare con le varie piattaforme interattive disponibili sul piano, ammirare l'incrocio che ha reso famoso il distretto di Shibuya dall'alto, godersi la bellissima vista di Shinjuku da lontano e la linea ferroviaria che unisce le due stazioni più frequentate al mondo, e rimanere impressionati dall'infinito panorama della gigantesca città di Tokyo. Tutto questo prima di salire le ultime scale e conquistare la vetta dello Scramble Square. Amici, adesso lascio parlare le immagini e noi ci vediamo domani.
Questa giornata così speciale non può che cominciare che sulla Transit Line Yuri Kamome, la monorotaia a cielo aperto che collega la Tokyo Bay ad Odaiba. La zona di Odaiba consiste in un gruppo di isole artificiali che sono state costruite intorno al 1850 per proteggere la città di Tokyo dagli attacchi dei nemici. Oggi Odaiba è diventata una popolatissima zona residenziale. Inoltre, vanta alcuni dei musei e centri commerciali più famosi della città. Il nostro viaggio sulla Yuri Kamome inizia con un tour tra alcuni dei grattacieli che formano il bellissimo panorama della baia di Tokyo e continua con una curva che ci porta sul lunghissimo Rainbow Bridge, il ponte che connette la baia ad Odaiba. Arrivati dall'altro lato del ponte, possiamo goderci una bellissima vista della skyline di Tokyo, apprezzare una delle ruote panoramiche più grandi al mondo ed aspettare l'arrivo alla prima meta della giornata. Amici, oggi andiamo al Museo Digitale di Tokyo, il Team Lab Borderless. Il Team Lab Borderless è un museo di arte contemporanea dove i giochi di luci e proiezioni digitali sono l'attrazione principale. Il museo si estende su circa 10.000 metri quadrati divisi su più livelli e consiste in una serie di stanze di diverse dimensioni, ognuna con un proprio tema. In alcune aree i visitatori possono passivamente assistere allo spettacolare gioco di luci e colori che crea queste ambientazioni da favola, mentre provano a mimetizzarsi tra fiori e piante virtualmente disegnate sui muri, sul pavimento e sul soffitto. In altre aree, invece, lo spettatore diventa partecipante e può interagire con le varie proiezioni digitali che formano l'ambiente circostante. Ma non finisce qui. Infatti, in alcuni punti, l'esposizione digitale si trasforma in un labirinto che spinge i visitatori ad esplorare zone già visitate alla ricerca delle stanze segrete disseminate su tutti i livelli. Tra le varie stanze che si possono visitare in questa avventura digitale troviamo la foresta dei fiori e le sue proiezioni, l'universo di cristallo e i suoi LED a filo che cambiano colore, The Forest of Lamps con i suoi specchi e lanterne, la Memory of Topography che ricorda un'immensa risaia durante le quattro stagioni e che per essere apprezzata a pieno deve essere visitata più volte durante la permanenza all'interno del museo, la Future Park, dove si potrà interagire con i piccoli abitanti della zona ed aiutarli a superare i vari ostacoli, e per finire la Sala del Tè, dove si può assistere alla nascita di un fiore al centro della vostra tazza ogni volta che la si appoggia sul tavolo. Amici, questo è un posto magico che deve essere assolutamente visitato. Inseritelo nella vostra lista di cose da fare e vedere a Tokyo. Non ve ne pentirete.
Odaiba non è solo famosa per i suoi musei e centri commerciali, lo è anche per il gigantesco Unicorn Gundam che protegge l'entrata del centro commerciale Diver City Tokyo Plaza. Questo super robottone alto 20 metri è una dimostrazione d'amore dei giapponesi verso gli anime e manga ed evidenzia l'importanza che hanno nella loro cultura. Il Gundam può essere ammirato in tutta la sua bellezza in ogni momento della giornata. Però è di sera che dà il meglio di sé, con luci e colori. Amici, siamo quasi arrivati alla fine di questa giornata ed è arrivato il momento di condividere con voi un segreto che ho custodito con cura fino a questo momento. Situato al piano terra di un anonimo palazzo nel centro di Roppongi e con solo 8 posti a sedere, troviamo il miglior cocktail bar di Tokyo. Amici, oggi andiamo da Jenny Yamamoto. Questo cocktail bar vi regalerà una delle esperienze più autentiche, intime e alternative che il Giappone può offrire. Una barra, 8 posti a sedere e al centro lui, il sensei Jenny Yamamoto. Fantastico! Il cocktail del signor Yamamoto sono a base alcolica e vengono preparati usando i migliori liquori e distillati provenienti da tutto il mondo. Gli ingredienti utilizzati per la preparazione delle bevande, principalmente frutta e verdura, sono tutti di origine giapponese, freschi e di stagione, e variano da giorno a giorno, rendendo l'esperienza ancora più unica. L'unica cosa da fare, una volta seduti alla barra, è decidere se si vuole procedere con la degustazione di 6 o 7 drinks. Una volta deciso, ci si può rilassare ed ammirare il signor Yamamoto creare arte con i suoi utensili, liquori, i vari ingredienti stagionali e la passione che ci mette nella preparazione di ogni cocktail. To make the plum, when the plum blossom season. Beautiful flavor and flowers. Noi abbiamo scelto l'opzione più completa, 7 drinks, e siamo stati contentissimi della nostra scelta. Frutta appena raccolta, succosi pomodorini rossi, wasabi fresco grattugiato di fronte ai nostri occhi. Questi sono solo alcuni degli ingredienti usati per preparare queste opere d'arte per il palato. Amici, anche per oggi abbiamo finito. Mi raccomando, custodite questo segreto appena condiviso con voi con cura e noi ci vediamo domani. Questo izakaya è molto conosciuto a Tokyo per la qualità del pesce servito e per il prezzo contenuto delle pietanze. Inoltre, qua si può mangiare uno dei sashimi più buoni della città. Il ristorante è molto frequentato, specialmente durante la pausa pranzo, dai vari dipendenti che lavorano negli uffici della zona. Per questo motivo può capitare di non trovare posto a sedere. Per nostra fortuna, però, questa volta c'era un tavolo libero che ci aspettava. Una volta entrati, abbiamo ordinato il nostro set di sashimi,
ci siamo seduti al tavolo e abbiamo pazientemente aspettato l'arrivo del nostro pasto. Il Takamaru Set Meal consiste in un'abbondante porzione di sashimi accompagnato da un'ottima zuppa di miso e di riso cotto al vapore. Salmone, tonno, gamberetti e altri pesci di cui non ricordo il nome. Questo non è cibo, ma poesia per il palato. Il rapporto qualità-prezzo di questo ristorante è ottimo. Se volete provare un ottimo sashimi senza spendere una fortuna, questo è il posto che fa per voi. Ok amici, adesso che abbiamo la pancia piena, possiamo proseguire con la nostra avventura. Prossimo stop, la stazione di Shinjuku, dove prenderemo il treno per... Beh, se volete saperlo, continuate a guardare il video. Tra tutti i mezzi pubblici di Tokyo, il trasporto su rotaia è sicuramente quello più accessibile e facile da navigare. La capitale giapponese vanta una delle infrastrutture ferroviarie di trasporto urbano più sviluppata al mondo. Infatti, tramite le sue linee di metropolitana sotterranea si può raggiungere facilmente ogni punto della città in un battibaleno. Per fortuna, Tokyo possiede anche alcune linee di superficie che danno la possibilità di esplorare la città da un punto di vista differente. Sfrecciare tra i grattacieli, case e canali, circondati dai pendolari locali, rende questa esperienza unica e la sensazione di essere un abitante del posto vera. Anche se solo per qualche istante. Ok amici, dopo aver ammirato il centro di Tokyo passare velocemente davanti ai nostri occhi, è arrivato il momento di scendere dalla Shinjuku Line e salire sulla Asakusa Line, la linea che ci porterà verso la destinazione prefissata di questo pomeriggio. Cambia il treno, cambia lo sfondo del nostro viaggio, ma l'esperienza rimane la stessa. La nostra avventura ci sta portando ad est della città, più precisamente nella zona periferica di Katsushika, dove trascorreremo la seconda parte di questa giornata, girovagando nelle sue strade ricche di storia, tra piccoli tempi, shrine e pasticcerie locali. Qua i grattacieli e le strade imballate della metropoli sono sostituiti da zone residenziali dall'atmosfera rilassante. Dopo due treni ed una passeggiata tra le strade della periferia di Tokyo, siamo finalmente arrivati a destinazione. Amici, benvenuti a Shibamata! Questo paese di periferia è famoso per il suo bellissimo tempio e i suoi edifici di legno, sopravvissuti ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, e per una serie di film girati tra le strade del comune con protagonista Tora-san, un famoso attore giapponese di cui si può trovare una statua di bronzo davanti alla stazione locale, oltre che alle sue foto in giro per tutto il paese. Passeggiare tra le strade di Shibamata è come fare un viaggio indietro nel tempo. Infatti, una volta superato il gate di benvenuto della Taishakuten Sando, la via principale che conduce al tempio della cittadina, ci siamo ritrovati nel periodo Edo.
Camminare tra i suoi edifici, bancarelle e negozi è emozionante e rende queste escursioni di un giorno a Shibamata un'esperienza magnifica. Amici, la nostra avventura indietro nel tempo continua con la visita al Shibamata Taishakuten, tempio costruito nel 1600 e considerato uno dei più importanti di tutta la città di Tokyo. Questo shrine è bellissimo. Una volta superato il cancello d'entrata, ci si trova di fronte all'edificio principale in tutto il suo splendore, circondato da statue, fontane ed altre costruzioni a sfondo religioso che rendono questo luogo sacro. Il tutto immerso nel verde della natura creata dai diversi alberi, di cui alcuni secolari, che circondano la zona. La nostra visita è stata resa ancora più piacevole dalla presenza di molti bambini che giocavano nell'area di fronte al tempio, dando un tocco di leggerezza e spensieratezza a questo posto magico. Amici, con le immagini di me e Ghiedre attaccati da una flotta di piccioni mentre ci mangiamo i cornetti comprati nella pasticceria che vi ho fatto vedere precedentemente, introduco il prossimo capitolo. Continuate a guardare perché Shibamata ha ancora una sorpresa in serbo per tutti noi. A 10 minuti a piedi dal tempio Taishakuten si trova il Yamamoto Tei, una delle tea house più iconiche di tutto il Giappone. Questa casa privata, circondata dal verde, vanta uno dei giardini giapponesi più belli del paese. Una volta entrati, ci siamo tolti le scarpe, abbiamo ordinato la nostra bevanda e abbiamo incominciato ad esplorare la struttura, girovagando per le varie zone di questa bellissima casa fino ad arrivare alla stanza principale, dove ci siamo seduti a gustare il nostro matcha tea. Purtroppo l'accesso al giardino non era permesso e per questo motivo abbiamo dovuto accontentarci di ammirarlo dall'interno della casa. Per nostra fortuna, la vista dal nostro tavolo era meravigliosa e ha reso la nostra visita al Yamamoto Tea unica e speciale. Una volta finito il tè, siamo usciti, abbiamo fatto un giro intorno alla tea house per ammirare i suoi giardini e ci siamo incamminati verso il centro del paese. Amici, con questa passeggiata tra le vie di Shibamata al tramonto, terminiamo il nostro viaggio nel tempo nel Giappone antico e ritorniamo pian pianino al presente. La nostra giornata però non è ancora finita. Amici, il nostro viaggio nel tempo nel Giappone antico è terminato ed è arrivato il momento di tornare al presente. Per fare ciò, ci rechiamo in stazione, dove prendiamo il treno verso Asakusa, l'ultima meta di questa bellissima e lunghissima giornata. Una volta saliti sul mezzo, ci sediamo e incominciamo ad ammirare il bellissimo panorama, illuminato dal sole al tramonto, che si presenta di fronte a noi grazie ai finestrini del treno, che pian pianino ci porta a Tokyo. O perlomeno, questo è quello che pensiamo. Infatti, una volta raggiunta la prima fermata, ci rendiamo conto che c'è stato un cambio in regia
Increduli, guardiamo il treno percorrere il tragitto appena fatto al contrario, fino ad arrivare alla stazione di partenza. Che dire, amici, siamo ritornati nel presente e questo divertente siparietto col treno lo conferma. Ad ogni modo, una volta arrivato il treno giusto, saliamo e pian pianino incominciamo ad avvicinarci a Tokyo. Fuori il sole sta tramontando. Le prime immagini della città incominciano a sfrecciare di fronte ai nostri visi, stanchi ma felici. Inoltre è arrivata l'ora di cena e noi abbiamo fame, tanta tanta fame. Per fortuna siamo già arrivati ad Asakusa. Usciti dalla stazione, incominciamo subito a passeggiare tra le vie del quartiere alla ricerca del ristorante prescelto dove ci rifocilleremo prima di visitare l'ultima meta della giornata. Questa sera la cena la facciamo in un ristorante a tre piani, dove la specialità della casa sono i gyoza, fagottini ripieni di carne o verdura. Noi abbiamo ordinato anche una zuppa calda per scaldarci un pochettino. Cibo buono, servizio ottimo e veloce, costo contenuto. Amici, adesso che abbiamo la pancia piena, siamo pronti per visitare il Sensoji Temple, il tempio più antico di Tokyo. Situato nel bellissimo quartiere di Asakusa e a 5 minuti a piedi dall'omonima stazione, troviamo il Sensoji Temple. Costruito nell'anno 645, è il tempio più antico della città di Tokyo. Di giorno, questo santuario è visitato da moltissimi turisti che si riversano in massa per le sue strade alla ricerca del punto perfetto dove scattarsi una foto da pubblicare sui social media. Di notte, invece, la storia è completamente diversa. Per questo motivo abbiamo deciso di visitarlo durante le ore serali. L'enorme lanterna all'entrata dello shrine, le sue strade deserte che portano al santuario, le sue statue che proteggono l'entrata di questo luogo di culto, le sue bellissime pagode. Amici, non ci sono parole per descrivere la bellezza di questo tempio. Il Sensoji Temple è semplicemente meraviglioso. Ad ogni modo, per oggi è tutto, noi ci vediamo domani. Situato nel centro del quartiere di Asakusa e a 10 minuti a piedi dal Sensoji Temple, troviamo il Kaogan Tokyo, la scuola di cucina giapponese dove passeremo la prima parte della giornata. La struttura offre corsi di mezza giornata dove si può imparare a cucinare diverse pietanze locali. Noi abbiamo scelto di preparare i gyoza e il famoso ramen. Che fame! Una volta entrati, diamo velocemente un'occhiata alla bellissima zona cottura da lontano e poi ci sediamo al tavolo, vicino all'entrata, ad ascoltare il padrone di casa introdurre l'attività della mattinata. Alla fine del discorso ci mettiamo il grembiule da cucina, diamo uno sguardo alle materie prime e strumenti che useremo oggi e incominciamo con la preparazione dei gyoza, che è la seguente.
Step 1. Tagliare fine fine il buonissimo e croccantissimo cavolo verde giapponese. Step 2. Prendersi cura del porro e dell'erba cipollina. Wow, guardate che tecnica! Step 3. Aggiungere un po' di sale sull'insalata e il condimento nella ciotola con i funghi già cotti e tagliati in piccoli pezzi. Step 4. Aggiungere il cavolo e il porro nella ciotola coi funghi. Step 5. Incominciare a mescolare. Mentre guardiamo Ghiedre girare con passione quello che verrà presto usato come ripieno per i nostri ghiosa, condivido con voi gli ingredienti necessari da usare come condimento, che sono 30 ml di sake, 8 ml di salsa di soia, 8 ml di olio di sesamo, 15 ml di amido liquido, 2 g di zucchero, un pizzico di zenzero. Ok amici, siamo pronti per fare ghiosa. Iniziamo guardando il nostro sensei costruire i suoi fagottini utilizzando il preparato di carne fatto da lui. Si inizia mettendo un cucchiaino di ripieno al centro della pasta da ghiosa comprata già fatta. Si prosegue bagnando con un dito una parte della pasta. Poi si piega la pasta dandogli la forma di una mezzaluna e la si chiude arricciando la parte più esterna molto delicatamente. Detto questo, accendiamo il fuoco, facciamo scaldare un po' di olio in una padella, appoggiamo delicatamente i nostri ghiosa al suo interno, friggiamo per qualche minuto, aggiungiamo un poco d'acqua e facciamo cuocere il tutto per altri 30 secondi e voilà, i ghiosa sono pronti. Ad ogni modo, adesso che siamo meno affamati, siamo pronti per preparare il ramen. Qua la storia è leggermente diversa. Alcuni degli ingredienti base della ricetta devono essere preparati almeno 24 ore prima. Per questo motivo, l'unica cosa che cucineremo saranno i noodles. Dai, incominciamo! Prima cosa, immergiamo i noodles nell'acqua bollente, dove li faremo cuocere per 3 minuti. Nel mentre, mettiamo tutti gli ingredienti necessari per creare il nostro ramen nella ciotola. Un pizzico di sale, un cucchiaio di salsa di soia, 3 mestoli di brodo di pesce, 3 mestoli di brodo di pollo e poi noodles scolati bene. Si finisce aggiungendo un po' di porro tagliato fine, peperone rosso anch'esso tagliato fine fine, qualche germoglio verde, un uovo marinato per 24 ore nella salsa di soia tagliato in due, un pezzo d'alga e una spolverata di semi di sesamo. Eccolo qua, questo è il risultato finale, bellissimo e buonissimo. Amici, adesso che abbiamo la pancia piena, possiamo continuare con la nostra quinta giornata a Tokyo. Come detto precedentemente, una delle attività più belle da fare a Tokyo è gironzolare tra le sue strade e vie, esplorando zone poco turistiche e sconosciute. Ad Asakusa questo è ancora più bello, perché da quasi ogni punto del quartiere è possibile ammirare la maestosa Tokyo Sky Tree,
che con i suoi 635 metri di altezza è la torre più alta al mondo. Inoltre, nel distretto, molti prugni giapponesi sono in fiore, rendendo la nostra passeggiata ancora più piacevole. Camminare per le vie di Tokyo è rilassante. Ad ogni angolo c'è sempre qualcosa da vedere, un parcheggio a piattaforme mobili, i cavi a vista che corrono sopra le nostre teste, un edificio che forse è un tempio, o un uovo e un dinosauro disegnati su un muro. Amici, la nostra passeggiata ci porta alla caffetteria Guruatsu, dove ci fermiamo a mangiare un muffin e a bere una tazza di caffè. Qua quasi tutti i prodotti in vendita sono fatti in casa. La qualità dei dolci è altissima, infatti abbiamo comprato delle merendine extra da mangiare una volta tornati in albergo. Amici, ridendo e scherzando, siamo arrivati alla stazione di Ueno. Qua inizia la via che ospita uno dei mercati all'aperto più famosi di tutto il Giappone, la Meiyoko Market. Questo mercato è diventato molto popolare dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando i negozianti locali incominciarono a vendere in nero qualsiasi tipo di prodotto e pietanza proveniente dall'estero. Oggi il mercato è famoso per i suoi negozi di dolciumi, di souvenir, di frutta e verdura e le sue strade sempre affollate di gente del posto e turisti. La Meiyoko Market si sviluppa lungo la linea ferroviaria che collega la stazione di Ueno alla vivissima e coloratissima Akihabara, distretto di Tokyo dove gli adulti diventano bambini. Io non faccio eccezione. Infatti, appena arrivato ad Akihabara, incomincio ad esplorare alcuni dei negozi di action toy e figures più famosi della zona. Transformers, Gundam, i Cavalieri dello Zodiaco, una statua di Mazinga a grandezza d'uomo. Qua c'è veramente tutto quello che un amante dell'animazione giapponese possa desiderare. Amici, il sole sta tramontando, Ghiedre è fuori che mi aspetta, abbiamo fame ed è arrivato il momento di andare a Shibuya. Questa sera mangiamo vegano. Dopo 5 giorni di carne e pesce a volontà, decidiamo di fare una pausa e mangiare qualcosa di più vicino alle nostre abitudini culinarie. Per questo motivo, una volta arrivati a Shibuya, ci indirizziamo verso il Kumba Du Falafel, dove questa sera mangeremo il nostro pasto vegetariano. Infatti, dopo aver camminato per una decina di minuti tra le coloratissime vie del quartiere, arriviamo al ristorante. Ci sediamo e aspettiamo l'arrivo del nostro pita bread, con all'interno le famose falafel e tanta tanta verdura. Buonissimo! Adesso che abbiamo nuovamente la pancia piena, siamo pronti per esplorare Shibuya di notte. Camminare per le sue strade colorate è un piacere per lo spirito e per il corpo. Io vorrei mostrarvi molto di più su Shibuya. Purtroppo, causa problemi tecnici, molti filmati girati quella sera sono di bassa qualità e di conseguenza improponibili. Quello che vi posso far vedere però è il Mega DQ di Shibuya, che è il Don Quixote più grande di tutto il Giappone.
Questa bellissima trappola per turisti è uno store enorme di 7 piani dove si può comprare di tutto a prezzi super economici. Noi, che siamo dei bambini grandi, ci siamo fatti subito affascinare dai 1000 colori che dipingono ogni angolo del negozio e siamo entrati alla ricerca di dolciumi da portare a casa come souvenir. Dopo uno stop all'entrata, abbiamo deciso di salire al piano dedicato alle caramelle, dove abbiamo dato libero sfogo alla nostra voglia di comprare tutto quello che volevamo. Camminare tra i coloratissimi corridoi del Don Quixote è una piacevole esperienza e vedere Doraemon da tutte le parti l'ha resa ancora più unica. Con una passeggiata nella Basketball Street terminiamo questa giornata super intensa. Anche per oggi abbiamo finito. Con lo Shibuya Crossing come sfondo vi saluto. A domani! Siamo stanchi, stanchi ma felici. Questi 5 giorni a Tokyo sono stati intensi e ricchi di cose da fare, vedere, mangiare e bere. Per questo motivo decidiamo di prendercela con calma ed iniziare il nostro 6° giorno in questa metropoli con una visita alle onsen dell'hotel dove stiamo soggiornando. Situate all'ultimo piano dell'edificio, queste terme hanno una vista bellissima a quasi 360 gradi di tutto il distretto e consistono in una zona interna con una vasca d'acqua calda e docce classico stile giapponese ed una zona esterna con un'altra vasca d'acqua calda e un panorama incredibile della skyline di Shinjuku. Sono onesto, non c'è modo migliore per iniziare queste 48 ore a Tokyo senza programma. Dopo aver rilassato il corpo e la mente nelle acque termali delle onsen, il nostro 6° giorno continua con un viaggio in treno verso la Nagameguro Station. Situata a sud-ovest di Shibuya, questa zona è molto frequentata in primavera durante il sakura, ma è febbraio e manca ancora qualche mese per la fioritura dei ciliegi. Noi ci troviamo qui perché vogliamo visitare il Daikanyama Tea Site, un'area ricca di negozi, bar e ristoranti che dista una quindicina di minuti a piedi dalla stazione. La zona è molto carina e tranquilla e se vogliamo dirla tutta ci fa sentire un po' locals, come se fossimo del posto, anche solo per qualche minuto. La voglia di comprare è poca, ma di esplorare è molta. Per questo motivo, circondati da alberi di arancio e prugni in fiore, incominciamo a girovagare per le strade di Daikanyama. Tra furgoncini di colore rosa, grattacieli, salite, discese e negozi colorati, questa passeggiata ci porta al ristorante di sushi Katsurada. Scoperto per caso tramite una ricerca veloce su Google Maps, questo sushi restaurant ci ha regalato una delle esperienze culinarie più interessanti della capitale giapponese. Makizushi, nigiri, il tutto servito con un'ottima zuppa di miso e altri piatti di cui non ricordo il nome. Favoloso e buonissimo, il ristorante merita. Arigato gozaimasu. Very oishi. Arigato gozaimasu. Detto questo, con la pancia piena decidiamo di continuare la nostra avventura direzione Shibuya. Le strade che ci portano verso la nostra destinazione sono ricche di vita, di gente che cammina per strada tra i negozi del quartiere o seduta ad un bar chiacchierando con gli amici. L'architettura di periferia degli edifici della zona, i cavi a vista che popolano il cielo di Tokyo, le linee ferroviarie che connettono ogni angolo della città. Questa passeggiata racchiude tutta l'essenza del quartiere, così uguale e allo stesso tempo così diverso da ogni distretto di Tokyo.
e poi verso Shibuya, tra sentieri che connettono le strade della zona come un labirinto. Viste dagli edifici che formano la skyline di questo coloratissimo quartiere e gli immancabili distributori automatici di bevande, continuiamo con il nostro viaggio alla scoperta di queste zone meno conosciute della città. Quelle che si vedono per caso, solo se si soggiorna nell'area. Aree che nessuno conosce, ma che ti fanno innamorare di loro a prima vista. La prossima meta della giornata dista all'incirca 45 minuti a piedi da dove ci troviamo ora. La voglia di esplorare è tanta, ma di camminare è poca, quindi troviamo un compromesso. Metà strada la faremo con l'autobus e metà a piedi. Il pullman arriva, noi saliamo e dopo una decina di minuti scendiamo. La fermata è a caso e poi incominciamo ad incamminarci per le vie di questo quartiere a sud-ovest di Shibuya. Questa è una zona prettamente residenziale, dove il 99% degli edifici sono abitazioni. L'atmosfera che si respira è tranquilla e leggera. Noi camminiamo, camminiamo e camminiamo, fino a quando troviamo, nascosto tra un prugno in fiore ed un parcheggio, il Kitazawa Hachima Jinja Shrine, un carinissimo tempio della zona. Saliamo le scalinate, diamo un'occhiata in giro e continuiamo per la nostra strada tra le strette vie del quartiere che ci portano al Shinganji Temple, un bellissimo tempio a 5 minuti a piedi dallo shrine che abbiamo appena visto prima. La voglia di vederlo è troppa, non resistiamo, entriamo e rimaniamo affascinati dalla bellezza di questo stop improvvisato. Il tempio è molto semplice, mantenuto bene, la zona è pulita e ben curata, come il resto della città, e le piante sempreverdi che conducono i piedi di questo luogo di culto danno il tocco finale. Meraviglioso! Amici, lo so, mi sto dilungando molto, ma non posso non condividere con voi questa esperienza a Tokyo. Come detto precedentemente, camminare per le strade della città senza meta è sicuramente una delle cose più belle da fare a Tokyo. Ad ogni modo, in poco tempo arriviamo al Shiroije Cream Puff Factory, dove mangeremo il nostro bignè ripieno alla crema a forma di Totoro, l'iconico personaggio creato da Hayao Miyazaki, il famoso regista giapponese. Molto buono, e adesso che abbiamo la pancia piena, indovinate cosa facciamo? Sì, amici, camminiamo, 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 questa volta per le strade di Kitazawa. Allora, io vorrei dirvi che queste sono brutte e che non c'è nulla da vedere, però vi direi una bugia, perché questa zona è viva, colorata e piena di gente che passeggia per le strade del quartiere. Noi esploriamo le vie di Kitazawa senza meta e ammirando tutto quello che ci circonda, fino ad arrivare alla Shimo Kitazawa Station, la stazione dove prenderemo la Odaikyu Line, la linea metro che in all'incirca 10 minuti ci porterà a Shinjuku. Sfrecciando velocissimamente tra gli edifici della città, arriviamo alla stazione più frequentata al mondo. Destinazione il Buchiumaya, il nostro Okonomiyaki restaurant preferito. Quando arriviamo, il ristorante è ancora chiuso. Io scrivo subito il mio nome sulla lista. Molto bene, siamo i primi. Gieder si siede. Io aspetto in piedi. Abbiamo fame. Vediamo che qualcosa si muove. Si aprono le porte. Il padrone di casa ci fa un cenno. Noi entriamo. Ce l'abbiamo fatta. Finalmente si mangia. Buon appetito. Come già detto, Shinjuku è bellissima di giorno, ma la sua vera anima la si vede di notte. Una volta usciti dal Buchiumaya, ci incamminiamo verso l'ultima meta della giornata e durante il tragitto ci godiamo il bellissimo spettacolo di luci e colori che addobba ogni angolo di questo quartiere.
In poco tempo arriviamo nella zona business del distretto. Gli altissimi grattacieli che ci guardano dall'alto sono bellissimi. La metropoli ci sta osservando. Luci, colori, gente per strada, eccoci qua, siamo arrivati all'arcade. Quartieri come Shinjuku, Shibuya e Akihabara sono rinomati per i loro arcade, enormi edifici pieni di videogiochi dove spendere qualche yen. Le possibilità di divertimento sono quasi infinite. Visitare una di queste strutture almeno una volta durante la vostra visita è d'obbligo, perché il divertimento è assicurato. Senza accorgercene, anche questa giornata è giunta al termine. Che avventura che è stata! Adesso che posso guardare indietro a queste ultime 24 ore, mi rendo conto che questo Day 6 è stato ricco di sorprese inaspettate. Tokyo è semplicemente meravigliosa. Noi andiamo a dormire, a domani! Anche questa avventura è giunta al termine. Fuori piove, noi usciamo lo stesso a fare un giro, ma non ci allontaniamo molto. Il pullman che prendiamo ci porta su di Shinjuku, più esattamente tra Harajuku e Shibuya. Di questa giornata passata ancora a camminare per le vie di Tokyo, condivido con voi la nostra visita al Togo Shrine, un bellissimo tempio nel mezzo della città, con un giardino botanico molto caratteristico. Un bellissimo lago pieno di giganteschi pesci rossi, le passerelle di legno che connettono gli estremi di questo piccolo botanic garden, le piante in fiore anche se è febbraio. Questa è un'altra conferma che passeggiare per Tokyo senza meta è sicuramente l'attrazione turistica migliore che la metropoli giapponese può offrire. Amici, siamo arrivati alla fine. Se siete arrivati fino a questo punto, che dire? Grazie. Tokyo per me è la città più bella al mondo. Quello che ho cercato di fare con questo racconto è trasmettere a voi l'amore che ho per questo paese magnifico, così lontano ma anche così vicino. Gli enormi grattacieli, i bellissimi parchi, Shinjuku, Shibuya, Akihabara, Asakusa, il quartiere segreto di Shibamata, Gen Yamamoto, per me il miglior cocktail bar del mondo, e poi il cibo, sushi, sashimi, okonomiyaki, tutto buonissimo. Amici, anche per questo giro è tutto. Come sempre, mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!